TV. Il Comune di Camerino presenta il calendario delle attività natalizie e con l'assessore alla cultura e al turismo Giovanna Sartori andiamo un po' a vedere quello che è il calendario di queste manifestazioni. Sì, un calendario molto ricco che abbiamo potuto realizzare grazie alla collaborazione dell'Università degli Studi di Camerino e di Contram S.P.A. e grazie all'apporto e al supporto davvero magnifici di tutte le associazioni della città che si sono unite per realizzare questo calendario di eventi. Un calendario molto ricco, dicevo, che partirà il primo di dicembre, domenica 1° dicembre, per terminare il 6 gennaio e la novità più importante di quest'anno è che avremo per tutto il periodo una pista di pattinaggio sul ghiaccio presso la piazza Dario Conti del Sottocorte Village, chiaramente fruibile per grandi e bambini, quindi un momento così che fa festa, un'installazione che abbiamo fortemente voluto. Altro evento molto importante che vogliamo sottolineare sono i 3 weekend del 7, 8, 14 e 15 e 21 e 22 dicembre, in cui sempre presso il Sottocorte Village ci saranno i tradizionali mercatini natalizi. Inizieremo il 1° weekend con Slow Food Market e Col Diretti, il 2° weekend con l'artigianato e gli hobbisti, per terminare il weekend del 21 e 22 con l'usato e l'antiquariato. A fianco a questi eventi di punta abbiamo un altro ricchissimo calendario dal Valley Center, che animerà la festa del 7 dicembre, all'apertura della Basilica di San Venanzio che avverrà il 15 e tantissimi altri appuntamenti che termineranno il 6 di gennaio con la tradizionale festa del torrone, quest'anno arricchita da una gara di torroni fatti in casa a cura e organizzazione della Proloco, preceduta da un'interessante intervista al professor Gianni Sagratini, che è responsabile del nuovo corso di laurea di Unicam di Scienze Gastronomiche, che verrà affiancato dal professor Lucchetti e parleranno appunto di torrone. Questo e tantissime altre novità da scoprire, pertanto l'amministrazione comunale invita tutti coloro che sono interessati a partecipare alle nostre iniziative natalizie. Come ha giustamente accennato, la collaborazione delle varie realtà del territorio a livello di Unica, ma a livello di enti e associazioni è stata assolutamente decisiva. Assolutamente decisiva. Stavo dimenticando la Corsa alla Spada e Palio, che è un altro partner di questo cartellone e che inaugurerà il 20 dicembre, venerdì 20 dicembre, presso la ormai riaperta Basilica di San Venanzio, una mostra dal titolo Gente di un'antica città, che ritrae proprio i volti del corteo storico degli ultimi anni. Quindi anche l'associazione Corsa alla Spada e Palio, che partecipa attivamente a questo cartellone, Artcom, adesso non vorrei chiaramente dimenticarle perché sono veramente tante, l'associazione Nelio Biondi con il maestro Correnti e veramente un po' tutto l'associazionismo Camerte, le Agli, il Circolo del Burraco, i mini tamburini di Castelremondo, il professor Maurizio Cavallaro con i suoi studenti. Davvero abbiamo trovato una grandissima partecipazione, una grandissima collaborazione che fanno collettività, fanno festa, ci danno una grande forza anche per affrontare le sfide del futuro, una città che si riunisce intorno al cartellone di Natale. Ma è una tradizione i nostri appuntamenti di Natale, quello del 26 e quello del 6 gennaio, e da qualche anno abbiamo anche proposto questo nuovo concerto con i Filarmonici Camerti. E in conclusione, è un calendario che va ad affiancarsi anche cronologicamente con quello della stagione teatrale che inizia a dicembre, la cultura come volano per tenere viva Camerino. Assolutamente sì, la cultura come volano, l'abbiamo detto fin dall'inizio del nostro insediamento, Camerino non rinuncia a questa sua vocazione di città d'arte e di cultura nonostante le difficoltà e le ferite del terremoto. La stagione teatrale, che come ricordava si inserisce nel cartellone natalizio con 2 appuntamenti, quello dell'8 dicembre, un fuori abbonamento con la Fisorchestra Marchigiana, e quello del 13 dicembre con Giulio Scarpati nel Misantropo di Molière. A fianco a questo,
colgo l'occasione per ricordare che si inserisce il progetto La bellezza ritrovata, i luoghi della città, all'interno del quale abbiamo potuto prorogare la mostra Dalla polvere alla luce presso il deposito attrezzato Pennesi, che sarà aperta fino al 6 gennaio, nell'ambito della quale abbiamo in esposizione la ritornata Giulia da Varano, presentata pochi giorni fa presso il Palazzo Sabbieti, che potrà essere appunto goduta dal grande pubblico fino al 6 di gennaio. Io sono contento di avervi qui per la presentazione del cartellone e quindi un ringraziamento anche da parte mia a tutti coloro i quali hanno collaborato per la realizzazione del cartellone e quindi degli eventi, degli spettacoli che ci saranno. Però non posso non rivolgere un pensiero particolare, cioè in una fase come quella che stiamo vivendo. Siamo all'approssimarsi delle festività natalizie, che sicuramente sono un momento di ritrovo delle famiglie, un ritrovo di ritrovo della comunità, e però è anche il momento in cui la festa diventa un'occasione anche di momento per stringersi della comunità, anche e soprattutto verso coloro che sono più fragili, e mi riferisco in particolar modo agli anziani, alle persone sole, a coloro i quali magari hanno perso il lavoro e a coloro i quali lo stanno cercando, a coloro i quali hanno perso la casa e non hanno nemmeno ancora la SAE ma vivono ancora lontano dalla città. E lì dove ci sono i momenti di festa, forse la solitudine è quella che si avverte di più, è quella che fa un po' più tristezza. Allora il cartellone di Natale vuole essere un momento appunto di festa, e l'amministrazione comunale si è impegnata per questo insieme a tutte le associazioni e a tutte le istituzioni, quindi diocesi, università, comune, per far sì che l'occasione sia un'occasione di ritrovo e di riunione della comunità, cercando però di non di tenere l'attenzione sempre presente sulle fasce più deboli e che necessitano in un momento come questo che soprattutto le istituzioni siano a fianco a queste persone. Per cui io voglio augurare buone feste a tutti e soprattutto a coloro i quali vivono questo momento con particolare apprensione e con particolare soprattutto attenzione, con un particolare stato d'animo. Ed è nostra responsabilità in un momento come questo adoperarci tutti perché le feste siano e possano passare le feste anche coloro i quali possono festeggiare, anche coloro i quali magari sono meno fortunati di noi. TV.